E anche oggi siamo pronti per regalarvi un piatto della tradizione milanese curato dal nostro chef Antonio Di Giovacchino. Ciao Jennifer. Ciao chef. Della Lombardia. Della Lombardia, eh? Quindi non milanese, no, della Lombardia. Non proprio milanese, okay. Sì. Vabbè, siamo sempre in Lombardia. Vabbè, siamo in Lombardia, però ci sono dei piatti proprio, diciamo, tipici. Anche come qua da noi, per esempio. La chitarrina lateramana, e diciamo oramai abbraccia tutta l'Abruzzo, è diventata anche un piatto mondiale, però parte da Teramo. Che poi non possiamo dire grande, che la Lombardia molto grande, è grande. E così, questo è un piatto lombardo. Allora, questo è un piatto, diciamo, proprio di tradizione contadina, povera, di recupero, non è un piatto molto ricco, però è un piatto, una zuppa invernale molto che riscalda. Di consistenza, ecco. Bene, allora. Allora, gli ingredienti praticamente noi alcuni passaggi li abbiamo già fatti perché sono lunghi. Qua abbiamo un piede di maiale, delle orecchie, una cotenna di maiale che abbiamo già fatto pulito bene bene bene, abbiamo fatto cuocere per quasi 2 ore e mezza, 3, quasi a sfaldarsi, perché deve essere ben cotta, okay. Lessata. Quando abbiamo questo risultato qua, sì. Bisogna le cotture le separiamo, una volta che abbiamo queste cotture qua. Poi abbiamo la costoletta di maiale, una salsiccia, oppure una salsiccia secca, un salamino secco si può utilizzare, e sedano, carote e cipolla, la verza, del vino bianco, del sale e del burro. Quindi pochi ingredienti alla fine, non pochi ingredienti, sì, come dicevo, un piatto di recupero, la cosa più importante è recuperare queste orecchie e piedi di maiale, che in realtà non aggiungendoci niente, okay. Noi facciamo i fagioli, si può mettere i fagioli, in questo caso hanno messo la verza, hanno messo una salsiccetta per dargli un po' più di consistenza. Perfetto. Allora iniziamo. Iniziamo. La prima cosa che andremo a fare è a mettere dell'olio. Sì. Andiamo a mettere dell'olio e andiamo a rosolare il nostro sedano, carote e cipolla. Come dimenticare il tuo ossobuco, Antonio? Buonissimo, buono. Veramente buonissimo. Ottimo, piatto anche economico, perché comunque costa poco come. Sì, come un piatto molto molto economico, diciamo, fa un secondo in famiglia, fa mangiare la carne con neanche con 10 euro. Veramente. Ecco qua. Allora, invece qua andremo a mettere il nostro burro, ma proprio un pochino di burro, perché la costoletta e la salsiccia già, diciamo, quel grasso. Beh, hanno il loro grasso, cioè, certo. Le andremo a rosolare. Una cetta di burro, costolette. Mentre rosoliamo questa costoletta e con la salsiccia, il nostro sedano, carote e cipolla già è pronto per aggiungere le orecchie, i piedi, la cotenna. Che è diventato a pezzi perché ha avuto una cottura lunga per quasi 2 ore. Li facciamo, lo facciamo rosolare, andare, sì. Per prendere anche un po' rosolare. Andremo con un a mettere po' di profumo, no? un po' di pepe, aggiustiamo di sale e ci siamo. Ok, questo lo facciamo continuare. Quindi deve praticamente semplicemente rosolare. Sì, rosolare. Adesso dobbiamo far andare bene questa qua, okay. E le costolette con la salsiccia. Ok.
Quindi allora, ricapitolando, abbiamo fatto soffriggere soffritto di sedano, carota e cipolla, abbiamo fatto rosolare e dopo abbiamo messo le orecchie, i piedini, la cotenna di maiale, precedentemente lessata almeno per due ore. In un'altra pentola abbiamo fatto rosolare la salsiccetta oppure un salamino con delle costolette di maiale e andremo a sfumare con del vino bianco. Ok. Facciamo ritirare bene per non far sentire l'odore del vino. Ok. Andremo a versare, sì. Detto, alcuni piatti si possono fare dicevamo prima. Questo è tipico, prima, quindi è giusto che abbia, insomma, i suoi tempi, ecco. I suoi tempi, sì. Alcuni piatti magari sono buoni così, di cottura espressa, e questi sono piatti che vanno, perché altrimenti il piede di maiale, la cotenna di maiale, non mangiare in alcun modo, andrebbe buttato. Ma siccome la cucina povera è quel riuso dei piatti, che praticamente degli ingredienti che sarebbe difficile da mangiare, ma non perché non è buono, però devono essere cucinati in una certa maniera. Andremo a versare tutto dentro qua. Adesso mettiamo del brodo. Facciamo cucinare un po', tipo un quarto d'ora. E andremo a versare la nostra verza. Eccola qua. Questo deve essere buono, chef, sai? Sì, nonostante io non buonissimo. Amo tanto le orecchie, i piedi, la cotenna, secondo me nell'insieme stanno bene. Stanno bene, sì. Poi con questa verza, è proprio un piatto invernale. Sì. Ok, faremo andare per almeno una mezz'oretta questo... A cottura della verza ci siamo, perché le altre cose già sono cotte. Sì, già sono cotte. Ok. Allora, chef, ci siamo, il piatto è pronto. La nostra verza... Ricordaci come si chiama questo piatto. Cassoela. Io non c'ho, io ho l'accento abruzzese, allora... Anzi, anche molto abruzzese. Allora. Anch'io. Questo piatto, abbiamo detto, è un piatto di recupero delle parti di maiali meno nobili, e unito con la verza e una costoletta di maiale che è un po' più mangiabile, andremo a fare un piatto, una zuppa invernale eccezionale. Allora, passiamo all'impianto. Mettiamo la costoletta. E questo è praticamente l'orecchio. Piedino. Così, sì. Piedino, sì. Piedino di maiale. Salsiccetta, le orecchie, mettiamo anche un po' di verza, ma anche questo è un bel piatto, diciamo, bello completo, Non è per tutti i palazzi, sono quei piatti un po' particolari che non è a tutti piace, però è un piatto tipico, noi dobbiamo riproporre i piatti, la cucina regionale, così ci stanno dei piatti che sono un po' più magari per tutti, anche per i bambini, e dei piatti che praticamente un po' meno, che non... Sai che mio nonno amava tantissimo le orecchie, i piedi, il bollito. Quando ammazzavamo il maiale si metteva vicino a questo calderone enorme dove si facevano bollire le cotiche per fare le salsicce di cotechino, e le mangiava in maniera così ghiotta. Io mi sentivo male solo a guardarlo. Ma perché erano abituati? Perché quando però per loro si faceva il maiale era la festa. Esatto. Era una festa, loro, i bambini dove si potevano... mangiava, non era così scontato mangiare una volta. Mangiare qualcosa che non è che mangiavano tutti i giorni. Esatto. E in quell'abbondanza soprattutto, in quella misura. Allora, beh, Jennifer, il nostro piatto è pronto. E si conclude con questa ricetta, allora, il nostro viaggio in Lombardia. Lombardia è stata gustosa e bella.
Bella, sì, con tanti piatti che mi sono piaciuti. In primis ovviamente il risotto alla milanese, però alla milanese, devo dire che anche l'osso buco, anche l'osso buco merita. Sì. Ebbene sì, chef, allora vabbè, ci diamo appuntamento alla prossima regione. Quale sarà la prossima? La prossima andremo a fare la Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta? Sempre i piatti belli di montagna. Sì. Sono curiosa. Bene, allora vi lascio con questa news, a presto con la Valle d'Aosta e noi ci vediamo tutti i giorni su Rete 8. I legumi è un alimento fantastico, contiene sia la fibra solubile che aiuta nella regolarità intestinale che quella insolubile che bada sui livelli di glucosio e colesterolo.